Presidente Paris c'è davvero tanta amarezza perché era una vittoria che sembrava oramai ad un passo. Poi quel calcio di rigore, il finale concitato, qualche screzio al 95 con l'allenatore ospite, insomma, un finale da dimenticare. Ma eh, abbiamo giocato 90 minuti solo noi, quindi credo che anche il pubblico di casa lo riconoscerà. Il problema è che nel calcio, se fai solo un gol, eh, rischi che poi nella bolgia della cosiddetta zona Cesarini, come oggi era già eh, il tempo supplementare, i cinque minuti che aveva concesso il, la Terna, prendi un gol su un rigore che sinceramente non, non ho visto, non ho capito. Eh, era. Coperto l'arbitro e non posso proprio capire come possa aver concesso il calcio dagli 11 metri. Poi ho visto soltanto l'Avezzano Calcio, questa cosa mi conforta in ottica playoff, noi dobbiamo in tutti i modi difendere il terzo posto e quindi dobbiamo provare in maniera assoluta a fare più punti possibili. Oggi l'abbiamo consolidato, speravamo eh, più tre su, sulla quarta sarà ecco, più uno ma al di là di tutto insomma, sono convinto che questa è una squadra che fa la differenza. Nel 2018 abbiamo fatto soltanto vittorie e pareggi, quindi è una squadra che al nono risultato utile consecutivo credo che eh, stia confermando quello che ha fatto all'andata. Rispetto all'andata stiamo facendo meno punti ora. Però quando giochi con squadre che devono salvarsi con eh, altre situazioni dal punto di vista caratteriale, emotivo, eccetera, può essere normale. Una, una conseguenza che il calcio ti regala nel bene e nel male, dalla serie A alla terza categoria. E quindi ci stiamo, accettiamo, accettiamo questa cosa, perché l'amarezza che ho dentro è talmente tanta che se vedessi che cosa ho dentro. Non, non ci sarebbero parole. Presidente, vi faccio una domanda. Con l'assenza di Deramo di fatto la Vezzano poteva anche chiedere il rinvio di questa partita, perché ha scelto poi di giocare? Perché non siamo d'accordo a posticipare troppe partite tra, tra fine marzo e eh, un mese di aprile importante dove ci giochiamo tutto. Adesso abbiamo fra sette giorni il derby con il Francavilla e lì dobbiamo provare a mettere una marcia in più per, per disputare una grande prestazione. La squadra c'è, l'ha dimostrato, quindi i ragazzi sono stati bravi. Non sono stati bravi in fase realizzativa, purtroppo nel calcio vince chi fa più gol e oggi non siamo stati bravi soltanto negli ultimi 16 metri.